Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Mennoz, lo zio Mennoz, e vi ricordo come sempre di tosse, influenza, fa freddo. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, di spolliciare se vi va e di lasciare un commento dove chiedete voi informazioni a me, consigli a me. Si ritorna all'antico, per questo turno pre-natalizio giocheranno tutte le squadre di sabato. Come bello il fantacalcio, tutto in una sola giornata. Iniziamo da Lazio-Cagliari. Lazio col dente avvelenato, ha perso una partita a Bergamo, ci è rimasta un po' male. Secondo me proverà a vincere contro il Cagliari, potrebbe anche riuscirci. Della Lazio si possono mettere tutti i giocatori, si può anche mettere Stracoscia. Speriamo che ritorni al gol Milinkovic, Savic, Immobile sicuramente va messo, come vanno messi anche Correa e Luis Alberto, anche se sta perdendo un po' terreno. Del Cagliari, a parte João Pedro e Barella, perché Barella è sorprendente in tutti i campi, alle 15 c'è Milan-Fiorentina. Milan in crisi, 0-0, bruttissima a Bologna, mamma mia, falcidiato dalle squalifiche e dagli infortuni. Centrocampo in pratica non c'è proprio, squalificati che si è Bakayoko, non so chi giocherà. Andrei piano col Milan. Purtroppo si deve mettere Higuain, anche se non sta, se non segna da un mese e mezzo, si deve mettere, si può mettere anche Cutrone, piano con Donnarumma. Mi piace la Fiorentina questo sabato, diciamo, quindi della Fiorentina io proverei a mettere i giocatori determinati, tipo Mirallas, Chiesa, Simeone che si è sbloccato, e secondo me si può mettere anche qualche difensore, tipo Pezzilla che ha un grandissimo rendimento. Empoli, Sampdoria. Partita equilibrata. Per l'Empoli è arrivata la prima sconfitta dell'era Iachini, ma comunque i giocatori dell'Empoli si possono mettere. Per la Sampdoria secondo me si possono mettere tutti i giocatori, compreso Quagliarella, in grandissima forma. Non si sa se ritornerà a giocare De Frel, sta perdendo un po' terreno, addirittura si parla che a gennaio possa andare via, però se gioca va messo, difficilmente giocherà. Praet si mette, Pride, si può mettere anche Tonelli e anche Andersen. Genoa Atalanta, anche col cambio allenatore, per il momento per il Genoa punti non ne stanno arrivando, è arrivato un pareggio in casa contro la Spal, poi ha perso a Roma, anche se la partita l'ha giocata. Piontek si mette, Kwame si mette, per il resto forse Lazovic, vai, eviterei il portiere. Dell'Atalanta invece io metterei tutti, perché l'Atalanta può fare il colpaccio a Genoa. Napoli Spal. Napoli sempre non si sa il turnover chi giocherà, però purtroppo i giocatori del Napoli vanno messi, o in particolar modo quei giocatori che possono portare bonus. Mertens gioca, non gioca, si deve mettere. Milik gioca, non gioca, si deve mettere. Si mette ovviamente, sicuramente, il portiere del Napoli. Per quanto riguarda la Spal, facciamo passo. Sassuolo Torino, partita molto equilibrata. Sento puzza di pareggio, sento puzza di 0-0. Mamma mia, speriamo di no, perché lo 0-0 per il fantacalcio, a parte che per i portieri, mamma mia, è proprio una cosa che non è concepibile. Vedo leggermente il Torino favorito, secondo me il Torino potrebbe fare il colpaccio a Sassuolo. Si mette Belotti, recupera Iago Falcao che si mette, sugli esterni c'è un po' di dubbio, Anzaldi dovrebbe giocare e si può mettere, sulla destra probabilmente potrebbe giocare Olaina che sta scalando posizione a discapito di De Silvestri. Il portiere del Torino, se gioca Sirigu si mette, se gioca Icciazzo. Del Sassuolo secondo me, a parte i soliti Berardi e Ferrari che si mettono, si possono mettere comunque tutti i giocatori anche del Sassuolo, perché è una partita equilibrata. Babacar si può mettere. Udinese Frosinone, Frosinone ha esonerato Longo, arriva Mister Baroni, mamma mia, tanta allenatura papà Baroni del Frosinone. Vedo l'Udinese molto, cioè, nettamente favorito, quindi il Frosinone anche qui andrei cauto. Però un giocatore come Ciano io ce l'ho, probabilmente lo metterò perché Lasagna non sta giocando.
o comunque lo metterò come primo panchinaro, Ciofani, Ciano, questi tipi di giocatori si possono schierare. Per quanto riguarda l'Udinese si può anche mettere il portiere dell'Udinese e comunque si possono mettere tutti dell'Udinese perché la partita è abbastanza abbordabile. Speriamo giochi Lasagna e che possa segnare. Alle 18 c'è Chievo-Inter, Chievo che con Di Carlo ha fatto 3-4 pareggi consecutivi. Pareggerà anche in casa con l'Inter? La vedo difficile. Comunque per quanto riguarda i giocatori del Chievo facciamo passo, per quelli dell'Inter metteteli tutti e si mette anche Handanovic. Sempre alle 18 c'è il derby emiliano Parma-Bologna. Nel Parma potrebbe recuperare Gervinho e il Parma con Gervinho è tutt'altra cosa. Del Parma si possono schierare tutti i giocatori, mi raccomando inglese, si può anche mettere Sede. Per quanto riguarda invece il Bologna, non lo so, quest'anno il Bologna non mi piace, tutti i giocatori inutili per il fantacalcio, l'unico che si salva è Palacio e se non avete di meglio si può anche mettere Santander. Chiude questa giornata Juve-Roma, vabbè, la Juve sicuramente vincerà, della Juve si possono mettere tutti i giocatori. Per la Roma, la Roma ha giocatori forti, difficile tenere fuori un giocatore della Roma, però contro la Juve ragazzi nessuno ha speranze, soprattutto allo Juventus Stadium, quindi se proprio non avete di meglio per i giocatori di Roma fateli riposare perché poi si giocherà mercoledì e sabato di nuovo, quindi fate passo, fate un po' di turnover anche voi. Vi ringrazio per aver visto questo video, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, di spolliciare se vi va e di lasciare un commento, chiedetemi consigli che io vi sto rispondendo e vi ringrazio. Se non ci vediamo, un buon a te famiglia, anche a te e famiglia.